consigliere Ragosto, oggi la città metropolitana ha presentato un primo incontro sul BIM, una trasformazione straordinaria. Assolutamente sì, oggi abbiamo tracciato un primo percorso che rivoluzionerà la gestione sia degli appalti ma soprattutto della progettazione dei lavori pubblici. Con il BIM noi incominciamo a ragionare in maniera diversa, futuristica. Un po' ce lo impone le leggi europee e un po' è anche le nostre governative, ma in realtà ci siamo resi conto che non siamo gli unici ad essere partiti solo ora, ma addirittura ci troviamo avvantaggiati rispetto a chi ancora non ha tracciato un percorso per il piano di attuazione della metodologia BIM per gli enti pubblici. La normativa attuale prevede il 2025 come tappa finale perché tutto sia sul BIM. Voi vi state organizzando per fare questo? A che punto siete? Allora, noi stiamo facendo una corsa contro il tempo, però molto spesso arrivare primi non significa arrivare di qualità, quindi lo stiamo facendo dei passi step alla volta. Ovviamente in nostro caso come città metropolitana sono orgoglioso di dire che questo percorso è fiancheggiato e sostenuto dagli ordini professionali, in particolare dall'Ordine degli Ingegneri. Oggi era presente qui con noi il Presidente degli Ordini degli Ingegneri, Edoardo Cosenza, e anche una rappresentanza dell'Ordine degli Architetti. Quindi io penso che la qualità innanzitutto, e sono convinto che se continuiamo su questa onda con l'entusiasmo, con la voglia di voler realizzare quanto prima questo progetto di adeguamento al sistema BIM, penso che ce la riusciamo a fare anche nei tempi prestabiliti. Ecco, un'ultima cosa, durante le relazioni è stato detto che tutta l'amministrazione della città metropolitana sarà coinvolta, quindi voi prevedete di coinvolgere in attività formative l'intera struttura per ammodernare anche le modalità di gestione del lavoro? Allora, partiamo dal presupposto che la metodologia BIM è trasversale, quindi già le prime mie riunioni che ho convocato con tutti i dirigenti dell'ente, dalla stazione unica appaltante per la sua, al personale, al patrimonio, alle strade, alle scuole, tutti saranno coinvolti. Giochiamo tutti una partita e siamo tutti dalla stessa parte. Questa amministrazione, io sono convinto che sarà il vero volano che sosterrà e supporterà anche i comuni in questa trasformazione.